Come ha detto Renzi, vittoria netta di Bersani. Cosa ci può dire Palmiro Occhielli? Ma quel che posso dire è che è stata una straordinaria partecipazione svolta in maniera corretta, con tanti volontari che ringraziamo anche qui nelle Marche e che rafforza, diciamo, la coalizione centro-sinistra, rafforza il sistema democratico di partecipazione con i cittadini e dà una prospettiva politica di un'alleanza riformisti e moderati, progressisti e moderati, che era chiara nella piattaforma del Partito Democratico interpretata da Bersani e dà anche un'idea di rinnovamento senza cacciare nessuno, nel senso che la campagna elettorale noi la vinciamo se tirano tanti giovani, tantissimi giovani, il processo di rinnovamento e di ricambio anche generazionale deve per forza andare avanti. È stata una straordinaria partecipazione democratica, hanno contribuito tutti e 5 i candidati. E nel secondo turno Renzi e Bersani hanno attivato una partecipazione che di solito nel secondo turno è molto più bassa, straordinaria, importante, quasi come al primo turno. Certo. E ora diciamo le primarie sono terminate, bisogna lavorare tutti insieme con una grande unità, una grande coesione, un grande rapporto anche intergenerazionale, perché tutti dobbiamo tirare dalla stessa parte per mettere al centro i problemi del lavoro, dell'occupazione, dell'equità, della giustizia fiscale, tutte questioni che naturalmente sono quelle che interessano gli italiani e i marchigiani. Una vittoria netta anche di Bersani nella città di Ancona in particolare, soprattutto che è appunto un dato che si rispecchia in tutto a livello nazionale. Cosa ci può dire? Cos'è mancato a Renzi che Bersani ha saputo carpire, ha saputo insomma, avere da parte di un elettorato che gli ha dato fiducia? Bersani ha interpretato una proposta politica di alleanze per ridare fiducia e speranza all'Italia e alle nuove generazioni. E meno chiara era la proposta, anzi era chiara, che Renzi diceva che non toccava fare alleanze né con i moderati né addirittura nemmeno quasi con Vendola. Quindi senza alleanze tutti hanno capito che non si vince da soli, non siamo un sistema bipartitico come gli Stati Uniti d'America, bisogna fare alleanze per vincere e per governare. E l'altra questione era che se lasciavamo a casa tutti quelli un po' più grandi di età, probabilmente non vinciamo le elezioni. Quindi rottamare un termine che forse era esagerato e invece la proposta di Bersani era rinnovare forte ricambio anche generazionale, ma tutti insieme. Anche diciamo militanti che magari erano non più attivi, non partecipavano più, con tanti ragazzi, tante ragazze, tanti giovani e tutti insieme governare insieme il paese e servire insieme al popolo italiano. Vince dunque l'usato sicuro. Ma vince il nuovo e l'usato sicuro insieme. Insieme si vince. E divisi si perde, uniti si vince e con lacerazioni, tensioni e divisioni si perde. E noi abbiamo bisogno, non per noi, per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, ma abbiamo bisogno di essere affidabili, sereni, uniti, coesi per servire il popolo italiano, governarlo per 5 anni con stabilità e serietà. Come si gestirà ora quella percentuale, che aveva raccolto Renzi, un buon 40%? Ma oggi è un'altra partita, io non credo che non ci sono più i bersaniani e i renziani, oggi c'è il centro-sinistra e il Partito Democratico, ci sono tante teste, bisogna premiare anche la serietà, la qualità, lo spirito di servizio, chi vuole lavorare e tirare la carretta tutti i giorni e questo si trova nei giovani, giovanissimi, ma si trova anche generazioni che hanno fatto un po' la storia d'Italia e che vogliono ancora dare una mano per i loro figli, i loro nipoti, le loro famiglie, perché pensano che loro ancora possono aiutare questi ragazzi a prendere in mano il futuro e il destino del paese. Cosa si farà ora per i giovani? Il PD, quali sono le proposte del PD?
Ma le proposte del Partito Democratico intanto sono quelle di avere risorse da chi non paga per poter investire in lavoro, in occupazione, nel risanamento dell'edilizia scolastica, nella manutenzione idraulica del territorio, nella scuola, nell'università, nei servizi sociali, nelle politiche verso gli anziani. E per fare questo c'è bisogno di risorse, poi una politica europea ed internazionale che consente diciamo di avere una dimensione oramai che è la dimensione globale ed internazionale, di un'Europa più forte, che abbia una politica estera, una politica di difesa, di sicurezza, che abbia una politica economica e che ridia fiducia e speranza. Del resto, di fronte al fallimento della destra, al crollo delle forze politiche, noi rimaniamo l'unica forza, grande forza popolare, l'unica coalizione di centrosinistra che può ridare speranza e fiducia. Come ha detto Bersani, bisogna dare molta attenzione al lavoro. Il PD Marche cosa propone? Il PD Marche ha già, insieme alle altre forze politiche di centrosinistra che governano la regione, le province e i comuni, nel suo DNA la questione centrale è il lavoro. Cioè attivare tutte le energie, a cominciare dallo sblocco del patto di stabilità, e opportunità di lavoro che naturalmente non derivano solo dalla politica locale, comunale, provinciale e regionale, ma derivano anche dalla politica nazionale, soprattutto europea, come noi internazionalizziamo il nostro sistema produttivo e come cerchiamo di guadagnare, diciamo, posizioni in una competizione difficilissima, perché se un lavoratore da noi costa 1.000 o 2.000 euro, 1.500 euro, in altri paesi, diciamo, come la vicina Jugoslavia, costa 300-350 euro, e competere con quelli è un po' complicato. Certo. Alle prossime politiche sente profumo di sinistra, come ha detto Bersani? Ma noi siamo grande, il più grande partito d'Europa di centrosinistra, dove c'è la storia, la cultura della sinistra italiana, ma c'è anche una parte moderata di centro dentro questo partito, se no non saremmo un partito di centrosinistra. E in Ancona come la vede? Le realtà locali stanno dentro un asse che va da Sinistra Ecologia e Libertà ai moderati dell'UDC, di questo centro che stanno provando a mettere insieme anche in Italia, sperando di servire al meglio le comunità locali e la comunità nazionale ed internazionale.